una stagione bella, nonostante tutte le difficoltà, bella. Da Aquilano Adottato sono qui dal 2006 per ragioni di studio e è stato un piacere comunque poter partecipare poi alla vita sportiva dell'Aquila. Un peccato non avere la cittadinanza vicina che per alcuni versi ha avuto le sue ragioni per non partecipare insieme a noi nei momenti di difficoltà. Sarebbe stato bello vivere lo stadio, un fantastico stadio, gremito di gente. Va bene così, speriamo che la situazione per l'Aquila Calcio e per lo sport aquilano, si possa, diciamo, riprendere. Noi aspettiamo anche magari qualche notizia, sperando in positivo. Grazie a tutti, chi c'è stato vicino nello stadio, chi è stato fuori, alla stampa ovviamente, al mister che ci ha voluto qui quest'anno quando abbiamo ricominciato. E un grazie ovviamente ai ragazzi che sono i primi che vanno in campo e ci sopportano, a me in primis come preparatore, visto che poi li metto un po' sotto torchio, però sono stati gentilissimi e sempre disposti al lavoro, quindi una stagione ottima sotto questo punto di vista. No, il pensiero c'è sempre, il nostro futuro è questo, il nostro lavoro è il calcio. E la volontà di fare calcio a un buon livello, penso che l'Aquila possa permetterci tranquillamente un discorso del genere. E noi siamo in attesa, ovviamente, come hai detto giustamente, c'è da chiudere il passivo, il passato, e siamo disposti sicuramente a intavolare magari un discorso per il futuro. Chi non vuole fare calcio qui all'Aquila? Cioè, penso nessuno, credo che non ci sia nessuno che dice no, qui all'Aquila non si fa calcio. È ovvio, se i presupposti sono questi diventa tutto più difficile. Tutti insieme qua sarebbe una bella cosa, perché no? Perché no? Qua all'Aquila il calcio si fa anche bene, se c'è la società. La piazza è importante, quindi dire, chi non vorrebbe rimanere qua a fare bene, togliersi le soddisfazioni? Senza allenatore, chiaramente, non sto scherzando questo. Una stagione che è andata benissimo per la squadra, molto male dal punto di vista societario, però avete dimostrato ancora una volta di avere un gruppo molto ma molto importante. Beh, direi no un'annata, direi un anno e mezzo, perché noi siamo qua insieme da un anno e mezzo, quindi secondo me uno staff, una squadra che sta insieme da un anno e mezzo e fa questi risultati con queste difficoltà, credo che sia soltanto da applaudire. Abbiamo fatto il massimo e a noi interessa soltanto lavorare in campo. Tutto quello che succede fuori, secondo me siamo stati molto molto bravi ad assorbirlo. Quanto Quindi, sarebbe bello proseguire questo progetto tecnico tutti insieme? beh, sarebbe una cosa bellissima, sarebbe bellissima, però purtroppo è una cosa aleatoria in questo momento. Per quanto riguarda i portieri, sono cresciuti moltissimo, specialmente Farrone, nella seconda metà di campionato ha fatto molto molto bene. Quindi li ringrazio per avermi sopportato e avermi supportato. Poi i ringraziamenti vanno al mister, a tutto lo staff e a tutti i ragazzi. Vogliamo andare a Matelica per vincere la partita e giocarci la finale playoff e vincerla.